Sei una profuga di merda. Di la verità, ci vai a letto con i ragazzi che aiuti? Beh, per essere donna e orientale hai proprio le palle. Devi tenere la testa bassa se vuoi restare qui in Italia, nel nostro paese. Usi i migranti per ottenere i voti. Ciao, profuga. Negli ultimi decenni, Internet ha ridisegnato il nostro modo di fare comunità, aggiungendo una nuova dimensione alla nostra esistenza, dove le distanze geografiche svaniscono con un clic. Tutto questo noi lo abbiamo amato, fin da subito. Abbiamo amato la capacità di Internet di accrescere il nostro potere e di avere accesso libero e gratuito ad ogni tipo di informazione. Abbiamo diffuso messaggi in pochi secondi e testimoniato verità che in altri tempi sarebbero rimaste nascoste. Presto, però, ci siamo accorti che un maggiore potere espone anche a maggiori e nuove fragilità. Odio sociale, hate speech, fake news, razzismo, sfruttamento dei dati personali, revenge porn, hanno trovato tane comode ed accoglienti. Perché Internet è solo un mezzo, ma siamo noi a dargli uno scopo e una direzione. Gogna pubblica o leva di emancipazione. Ecco perché il progetto Hate Trackers. Da più di un anno lavoriamo per contrastare l'odio online sotto tutte le sue diverse forme, muovendoci tra reale e virtuale e intervenendo nel mondo dell'educazione e formazione, per accrescere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno, nello sforzo di gettare un ponte tra le due dimensioni. Come? Attraverso il sito web, la nostra piattaforma interna e i nostri canali social abbiamo raccolto e diffuso le testimonianze di chi ha subito l'odio online e di attivisti e influencer interessati ai temi del progetto, organizzando con tutti loro interviste e dibattiti virtuali. Abbiamo promosso la cultura dello spazio pubblico digitale come occasione di incontro e confronto rispettoso, scrivendo e costruendo insieme un manuale con dati e buone pratiche per combattere l'odio online e offline. Abbiamo organizzato focus group per confrontarci sul discorso d'odio e fatto reti con associazioni presenti a Torino, Palermo e Ancona. E ora vogliamo poter continuare a tracciare e neutralizzare il discorso d'odio in tutte le sue declinazioni, espandere la comunità e i trackers valorizzandone capacità e competenze, restituire voce e dignità a tutte le vittime di discriminazione, promuovere una modalità di dialogo alla pari che non lasci spazio alla sopraffazione. Ma per farlo abbiamo bisogno anche della tua voce, del tuo sostegno e del tuo contributo. Oggi. Le rivoluzioni non nascono dall'indifferenza. Sostieni il progetto Hate Trackers.